Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, siamo con Paolo Ansaldi, il creatore del libro Un insolito clochard. Qual è stata la fonte di ispirazione per questo libro? Intanto è sempre un libro autobiografico e quindi qualcosa c'è sempre di proprio, di vissuto. Però questa volta il personaggio, il clochard, è un personaggio inventato, non è il personaggio reale che è esistito. Però tutto sommato poi vedremo nel leggere il libro che rappresenta semplicemente una grossa fetta della popolazione italiana, perché la vita che lui ha vissuto non è altro che la vita che vivono tantissime persone in Italia. Di conseguenza è un modo anche questo per poter aprirsi gli occhi e per capire fra l'altro anche il mondo dei clochard, perché apparentemente noi quando guardiamo i clochard li guardiamo soltanto intanto durante il periodo festivo, perché quelle sono le occasioni perché vengano attratti dall'attenzione diciamo di tutto il popolo. Ma in realtà il mondo dei clochard lo conosciamo? Sappiamo chi sono? È veramente quel mondo che tutti pensano che sia di gente che viene abbandonata? In parte lo è, ma in parte no. Ma perché si trovano in quello stato? L'hanno scelto loro o è stata una necessità vivere quel mondo? Ecco, questo è uno degli aspetti del romanzo, ma in realtà l'aspetto del romanzo è anche un altro, perché questo personaggio ha una vita tutta tormentata, dalla nascita fino alla fine del romanzo, logicamente. Perché intanto questo ragazzo, quando era piccolo, è stato barattato. Dice come barattato? Proprio barattato nel vero senso della parola. Quando diventa preadolescente, viene a sapere che ha una famiglia, ma che lui non conosce, perché è stato adottato. E quindi pensa di poter andare alla ricerca di queste fratelle, li troverà, ci riuscirà, è un problema anche questo, quindi fratello dell'adozione, i fratelli scomparsi, la ricerca dei fratelli, anche questo è un altro problema. E poi abbiamo il tutto raccolto da un giornalista della televisione privata che cerca di fare uno scoop, perché lei sa benissimo che lo scoop attrae di più gli spettatori e quindi pubblicità eccetera. Lui lo trova nel personaggio, appunto nel personaggio del clochard, che è tutta un po' intricata, siccome è un personaggio un po' diverso, cioè non è il solito clochard buttato per terra che si sporca o che è sporco per natura, ma è un clochard un po' particolare. Ecco perché è insolito, perché è tutto da vivere e da leggere.